La Juventus ha frenato, tra virgolette, perché ha guadagnato un punto sulla Roma. Ha Sì, diciamo che ha frenato frenato. nel senso che ha pareggiato, perché noi ci aspettavamo una vittoria. Il primo pareggio dopo più di un anno. Assolutamente quello che stavo per dire, perché prima o poi doveva succedere. Detto questo, vogliamo parlare di tutte le partite di Serie A dalla prima all'ultima e poi diciamo quello che abbiamo azzeccato e quello che abbiamo sbagliato nei pronostici, perché ragazzi abbiamo beccato 7 partite su 10, se non mi ricordo male. E molti Adesso di lo voi verifichiamo. ci stanno ringraziando perché comunque hanno vinto dei Qualcosina è soldini. stata E vinta. vabbè, perché non tutti se giocano tutte, mica sono Certo. scemi come noi, eh. Quindi facciamo il processo, ragazzi, via la sigla. Ah, scusa, non l'avevo detto. Vai. Senti, io so che non serve a niente, però ci voglio dare una ravanata. Scusa, che bello. Mamma mia, mo te lo faccio odorare, senti. Senti, Levati! senti che roba! Levati, vai via! Che Mamma schifo che mia, che fai! odori de uomo, ma proprio de uomo, ma uomo, uomo, cazzo! Sì, cavernicoli proprio. Cavernico, ciao! Ciao ragazzi! Facciamo il processo? Facciamo il processo, Facciamo il forza. processo, allora se tu prendi il tab, no il tablet, che c'è in mano, il telefono, Lo smartphone. la smartphone, senti, Roma-Napoli è la prima partita che apre questa giornata di Serie A, le smadonne sono partite, Mamma non mia, so per se noi avete sì. visto la live reaction, ma penso che qualche smadonnella sia partita, perché la Roma comunque non è che ha meritato granché, perlomeno per 80 e passa minuti, poi si sveglia tutta insieme, far 2-1 e sembrava che potessimo addirittura farne 5. Il Esatto, fatto è che è in esatto. entrata perché Reina ha fatto i miracoletti. Vabbè, senti, io ti però direi una cosa, visto che ci abbiamo fatto il post partita, Andatevelo a guardare, lascio il andate. link in descrizione, in alto a sinistra comparirà la i de info, ci schiacciate, ve lo andate a guardare. Esatto. Avevamo detto gol, entrambe le squadre segnano, E penso così è che è stato stato. beccato abbastanza bene, Abbastanza qualcosa mi dici. facilmente. Andiamo avanti allora, non Andiamo vogliamo avanti. rivangare il passato perché per noi No, ormai è sinceramente passato. no, Vai. direi proprio di no. Sampdoria Pescara, la partita successiva, 3-1 per la Samp, ragazzi. Ragazzi miei, la Sampdoria, avevamo detto che era una bomba a orologeria e che poteva succedere qualsiasi cosa. Motivo per cui, visto che giocava contro un Pescara de Zeman che comunque sta cercando di entrare nelle tattiche del maestro, lo Del chiamerei, maestro, sapevamo Zeman. che poteva uscire fuori in over. Il problema è che ci aspettavamo un 2-2 o un 3-3. Alla fine è uscito un 3-1, ragazzi. Uscito un Vabbè, 3-1. sempre over. Sempre over, Over 2,5 è preso alla Mi grande. dispiace per il Pescara perché comunque si allontana sempre di più dalla zona salvezza. Assolutamente sì. Passiamo velocemente a Milan-Chievo allora, perché tanto over pure in questo caso l'abbiamo beccato, ma anche la terza partita del sabato l'abbiamo azzeccata in pieno. Yes! Abbiamo detto uno secco. Uno secco, e sì. quanto è finita? 3-1, abbiamo 3-1 per detto. il Milan. Oggi non mi stai a seguita, No, mi stai a veramente pensare ai l'avevi. cazzi No, tuoi. veramente l'avevi già detto che Milan-Chievo era fino a 3-1. Non te ne sei Ah, manco accorto. Sì. pensate. Va bene, Va però lo bene. volevo sentire da te. Ok. Sì. Quindi diciamo doppietta di Bacca, gol di Lapadula sul calcio di rigore e De Guzman per il Chievo. Ci ho fatto il post partita, quindi andate a guardare anche quello. Penso sia inutile chiacchierare, fa. La cosa importante è che abbiamo preso assolutamente quest'uno, ma soprattutto che il gioco di Montella comunque si fa vedere come, anche se il Chievo qualcosina l'ha creata, qualche grattacapo Qualche dalle parti pensiero lo crea del sempre. Milan lo ha creato e come, però insomma alla fine ha vinto la squadra che meritava di più. Bacca, ragazzi miei, ha fatto un'altra bella doppietta, o meglio si è ripreso dal fatto che comunque non giocava bene, ma Montella ha creduto in lui e Sì. penso che questa sia una cosa molto importante. Un allenatore che continua a credere, come fece Spalletti l'anno scorso con Dzeko, anche se alla fine certe volte non faceva giocare, però L'anno quest'anno scorso praticamente non l'ha rigenerato quest'anno. servono le annate. No, ragazzi miei, però bisogna far giocare i fenomeni, soprattutto se Esatto. lo vuoi tenere, anche perché quello a livello del stipendio, insomma, costicchia. Va Yes. bene, Atalanta-Fiorentina. Atalanta-Fiorentina, qua noi avevamo detto gol, entrambe le Questa squadre l'abbiamo segnano. cioccata, ma voi Questa è la sapete classica partita di mezzogiorno e che non mezza, giochiamo rottura di mai. cazzo. Infatti, ne Esatto. abbiamo giocata, abbiamo sbagliata. Ma nessuno si è lamentato per No, infatti, non Atalanta-Fiorentina. abbiamo ricevuto lamentele. Comunque è finita 0-0 per la Quindi, se cronaca. è giocata nessuno, una partita senza infamia, senza lode, che comunque alla fine, un punto per uno, non fa male a nessuno. L'Atalanta, secondo me, perché io qualche sprazzo della partita l'ho Io visto. pure qualche sprazzo, ma non l'ho vista L'Atalanta mi tutta. sa che forse meritava qualcosina di più. Non lo so, sinceramente non lo so, però lo 0-0, insomma, penso che parli da sé. Esatto. Cagliari-Inter. Porca miseria. Questa è stata una. 1 a 5. Questa l'ho vista in parte mentre stavo vedendo anche la Juventus. Infatti, ho fatto tutti e due i post partita, sia di Cagliari-Inter che di Udinese-Juve. Ve lascio il link in descrizione. C'è solo da dire che l'Inter vince 1-5. Borriello, come avevo detto al Fantacalcio, mettetelo sempre perché in gol lo fa e come. Per l'Inter, Ma l'Inter, ah, ragazzi proprio ha miei, fatto uno sfracello con doppietta de Perisic, dillo, dillo. doppietta di Perisic. Banega che ha fatto una grandissima prestazione. Finalmente sembra che È si sia, tornato. sì, si sia ripreso È l'Inter. tornato. Gol di Cardi sul calcio di rigore che ha preso anche una traversa. E il Sì. primo gol in Serie A dei Gagliardini Che avevamo suggerito al che Fantacalcio e che avevamo io ho suggerito. schierato, e ovviamente mi ha fatto vincere questa Yes. settimana. E va bene così.
Direi che il gol entrambe le squadre segnano è arrivato e come. Sì, direi proprio di sì, direi assolutamente sì. Quindi andiamo a Torino Palermo. Ragazzi miei, ma Belotti, ma che giocatore è? Che giocatore. Ma avete chiesto di parlarne ieri, però io ho detto ne parlerò oggi nel processo del Gabone col signorino. Porca miseria. Che cosa ne pensi? Vabbè, innanzitutto abbiamo beccato l'uno secco del Torino. Sì. Anche se che Palermo ha rischiato perché il Palermo è passato un vantaggio. Poi al 70esimo mi pare è arrivato, non mi ricordo. Dal 75esimo all'81esimo, in 7 minuti ha fatto 3 gol. Ragazzi miei, ha fatto 3 gol, ma dimostra di essere un giocatore che in qualsiasi momento può far male a chiunque. Buona notizia per la nazionale italiana, perché ci mancano giocatori come lui e come Immobile. Sono il futuro della nostra nazionale. Siccome tra un po' ci stanno i mondiali, io direi che è il caso che si cominciano a far vedere a livello, insomma, anche mondiale ed europeo, perché così poi saremo avvantaggiati e vinceremo il mondiale. Per Russia, sì, magari. Vabbè. Per Russia 2018 si profila una bella formazione per l'Italia. Potrebbe uscire fuori qualcosa di bella, molto bella interessante. Comunque, alla fine il Torino la porta a casa. Abbiamo beccata. Voi siete contenti perché in tanti mi avete ringraziato. E per l'uno del Torino che in molti non se lo sentivano, ma soprattutto anche per la partita successiva, due secco del Genoa che abbiamo beccato. Empoli, sì. Genoa. Empoli, Genoa, scusate, non la trovo. Eccola qua. Empoli 0, Genoa 2. Partita che si è risolta negli ultimi minuti. Anche questa è stata una partita un po' particolare, perché sì, l'Empoli comunque col gioco de, come si chiama? Martuscello, non mi ricordo mai come si chiama. Empoli. Comunque è una squadra che si dimostra abbastanza solida a livello difensivo, sì, perché non concede tantissimo. Prova a sfruttare gli spazi che le squadre lasciano quando si espongono verso la propria area, sì, verso la propria area opposta. E quindi, sì, insomma, vabbè, alla fine il Genoa fa due gol. Ciam e Iliamark, che ha fatto Iliamark un bel gol, sinceramente. A parte sono stati belli tutti e due. Due bei gol. Ma sorpreso solo una cosa: sul gol di Ciam, praticamente, ha fatto un tiro al volo di controbalzo, che ha preso una traiettoria un po' esterna. C'era Bellucci, se non sbaglio, difensore dell'Empoli, che quando gli è arrivato al pallone si è tipo scostato. Ho capito. Ma porca troia. Ma stella sta andando a porta, ma butta 18 che fa risposti. Se è visto il parabolone, si vede che lo stava a pian faccia. Non ho capito, sinceramente. Non lo so, e ha fatto prendere gol. Dopo un minuto raddoppia Iliamark con un bel tiro che si avanza a casa sotto la traversa, rimbalza ed entra in porta. Chi ci ha seguito, insomma, al due secco è stato dato una bella quota. Avevamo detto per coprirci anche X2. Noi, infatti, sì, a questa ci abbiamo messo X2 perché abbiamo giocato se tutte le 10. Se ci pensi, fino all'89esimo era X. O meglio, diciamo la verità, questa settimana ci siamo fatti 3 schedine. Una, la, l'avevamo già fatti tutti i pronostici, però poi le combinate le ha scelte lui. Ha scelto, sì, 7 partite e si è fatto una schedina con i pronostici che avevamo detto. E io ne ho fatte altre due. Una l'ho sbagliata per la Juve e per Bologna-Lazio, che alla fine a una ci ho messo over e non è uscito. A un'altra invece ci ho messo due che avevamo suggerito ed è uscito. Ma quello è un altro discorso, perché la partita che ci ha fatto bestemmiare di più è stata Udinese-Juventus. Mannaggia la mignotta, ragazzi miei. Te pare che andiamo a giocare Udinese-Juve 2 e ovviamente esce esce l'1. Volevo dire esce l'1-1 come risultato, però te è uscito X, ecco. No, è uscito un X grosso come una casa. Udinese, sì, che passa in vantaggio con un gol trattoresco, aggiungerei. Porca troia, veramente è stato di Duvan Zapata, si è portato appresso mezza difesa. Bonucci soprattutto se l'è proprio portato dietro, assolutamente sì. Ha buttato la palla in rete, diciamo che gli è passata sotto le gambe a Buffon. Forse poteva fare qualcosina in più, anche perché ha tirato molto defilato, quindi qualcosina in più la poteva fare. Ma insomma la colpa non credo sia di Buffon. No, che fa sempre la differenza. E Bonucci stesso che poi riscatta un pochino quello che è stata la mancanza su Zapata con un bel colpo di testa. E quindi niente ragazzi, il 2 si è andato a far friggere, non lo abbiamo beccato. Siamo un pochino incazzati, vi dico la verità, perché sbagliare per la Juventus, che comunque non sbaglia quasi mai, è veramente un'eresia. Secondo me ha giocato un po' sottotono perché è stata condizionata dal risultato di Roma-Napoli del giorno prima. Quindi non lo so, però vabbè, comunque sia ragazzi miei, così è finita. Andiamo a Crotone-Sassuolo, perché questa è stata una delle partite che ho sbagliato a una delle tuschedine che ho giocato. Avevo detto 2, è uscito 0-0, non sembrava quelli manco... quelli soporiferi, cioè calcola... Sembrava non fossero scesi in campo. Su Facebook è scesa... Sì, è scesa. Scesa la Madonna? No, a parte è scesa la Madonna, no, comunque hanno messo un'immagine di Di Francesco che sta tipo in panchina così. Te credo. Una partita di merda. Riassunto ragazzi di Crotone Sassuolo è questo: 0-0. Una partita dalle mille emozioni, sì, però dei sogni. Esatto. Avevamo detto 2, purtroppo. Sì, purtroppo. Pensavamo che potesse il Sassuolo vincere, non è stato così. Quindi, altra partita cioccata. E infine andiamo a Bologna-Lazio. Bologna-Lazio. Perché nei pronostici veri e propri noi avevamo suggerito 2. E il 2 lo abbiamo beccato, ovviamente. Sì. Poi io mi sono fatto un'altra schedina, perché una schedina ci ho messo il 2 e l'ho preso. Un altro ho detto facciamo una variante, mettiamo over.
e over non è stato purtroppo. Over non è stato purtroppo. Bologna che io non so più come descriverlo, cioè io penso che adesso come adesso sia la peggiore squadra di Serie A al momento, la meno in forma. La meno in forma assolutamente sì, no, la peggiore non credo. No, però, la peggiore a livello di rosa no, direi proprio no. Però comunque qualcosina con Petkovic, con Viviani un paio di calci di punizione, no? Ci ho fatto il post partita, quindi andatelo a guardare. Ma Immobile, ragazzi, è un giocatore così come Belotti, che sarà il futuro della nostra nazionale. Gli ha risolto, perché così sembra che ti famo Lazio, no? Esatto, esatto. Ti famo Roma. E quindi ha risolto la partita. Siamo contenti per lui, perché io ho già detto, ma lo ripeto, mi sono innamorato di Immobile ai tempi del Pescara, di Zeman, con Insigne e con Verratti. Esatto, va bene? Esatto. Aggiungerei su Immobile che quando si è laureato capo cantoniere con il Torino, mi sembra 3 stagioni pensavo fa. Pensavo laureato che aveva preso la laurea. Dico, no, che no, cazzo no. Di laurea ha preso? No, no, pisellologia, no. Vabbè. Aveva fatto in totale 22 gol. Se non sbaglio, adesso sta viaggiando 16. A medie. Esatto, più cioè reale. A questo punto del campionato ne aveva fatti 13 in quella 12 stagione, 12 o 13, insomma, esatto, uno di quelli, e adesso già sta a 16, quindi ragazzi potrebbe finire a più di 22 gol. La lotta per il capocannoniere anche per lui non è assolutamente chiusa. Facciamo i prossimi processi, no, perché per ogni singola partita è un processo, quindi prossimo processo, più bello, processo del Gabone la prossima settimana con le partite di Serie A, yes. Va bene? Sì, ma sì, quanti sì. Like vogliamo su questo cazzo di video? Almeno 1000 like, ragazzi, 1000 like, se arrivano 1000 like arriverà un nuovo processo del Gabone. Vogliamo sapere da voi nei commenti che cosa ne pensate su la lotta alla Champions League, ma soprattutto la Juve ha già vinto lo scudetto, è chiuso il discorso? Perché comunque in conto è un pareggio, in conto è una vittoria, 8 punti sono tanti, ma secondo me 10 era ancora peggio, anche perché ricordiamo che la Juve c'ha le coppe, c'ha l'Europa League, sì, c'ha la Champions League e c'ha la Coppa Italia, certo. Quindi potrebbe perdere qualche punticino, non si può mai sapere dalla vita. Diciamo perché... che pure la Roma ce l'ha. Pure la Roma ce l'ha, ma la Roma sta parecchio più sotto, così come il Napoli. Per quello ti dico che la Lazio si potrebbe rifare sotto perché sta quarta, si potrebbe rifare sotto ancora l'Atalanta, perché alla fine perde un sacco di partite. Ha semplicemente pareggiato, può ancora far vedere qualcosa, assolutamente. E via via le squadre più sotto, tra cui Inter, magari anche il Milan che c'ha una 50ina di punti, insomma fa schifo. Fateci sapere che ne pensate nei commenti, mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, ci vediamo alla prossima, ciao.